Ciao, io sono Riccardo Pedica e questo è il podcast di Impara la fotografia, la community dove impariamo e parliamo di fotografia in modo facile, veloce e divertente. Bentornati sul podcast di Impara la fotografia e anche oggi parliamo di composizione fotografica e soprattutto andiamo a toccare due temi un po' differenti ma comunque che sono coerenti con il tema della composizione fotografica, che sono la semplificazione e l'astrazione dei nostri soggetti. Ma prima di parlare andiamo a salutare tutte le persone che fanno parte della community Impara la fotografia e che si sono iscritte andando sul sito www.imparalafotografia.com. Dall'là potete trovare tutte le istruzioni per seguire il podcast, per iscrivervi al gruppo Facebook e anche diventare Patreon. Che cosa è? Significa andare a divenire sostenitori e produttori di questo progetto e quindi far sì che questo progetto cresca nel modo migliore e possa portare contenuti di qualità sempre più alti. Si contribuisce con un contributo che scegliete voi, quindi da 1 a 15 euro mensili, e questo vi darà l'opportunità di andare a migliorare i contenuti di giorno in giorno grazie al vostro sostegno. Che cosa ne guadagnate? Ne guadagnate che avrete un contatto diretto con il sottoscritto, farete parte della community riservata dedicata ai fotografi e soprattutto riceverete tutti i prodotti e le produzioni che sto facendo in anteprima. Ad esempio Elena Di Iorio ha ricevuto proprio l'altro ieri il diario del fotografo consapevole nella versione estesa. Il diario del fotografo consapevole vi permette di andare a creare il vostro progetto fotografico e andando a utilizzare tutti quei piccoli trucchetti, tutte le esperienze che ho fatto in modo da poter andare a creare un progetto fotografico in modo molto più semplice rispetto a tutti gli sforzi che ho fatto io negli inizi. Quindi non esitate a diventare Patreon, quindi sostenitori del podcast, perché potrete raggiungere una marea di vantaggi che non avete in questo momento. Bene, parliamo di fotografia e di composizione oggi, che andiamo a dire le caratteristiche che possiamo ancora continuare a utilizzare nella composizione fotografica, che sono la semplificazione e l'astrazione. Semplificare significa andare a cercare le cose, andare a cercare l'inquadratura e i soggetti che siano semplificati. E la scena, le cose che mi vengono in mente subito di primo acchito, possiamo dire, sono tutte quelle scene che vengono durante le giornate di neve. Infatti la neve riesce a coprire quasi tutto e ci rimangono solo dei contrasti, dei forti contrasti tra il nero e il bianco della neve. E quindi una semplificazione significa andare a ridurre al minimo la nostra scena in modo che siano visibili solo gli elementi importanti della scena. A questo punto mi viene in mente una cosa che probabilmente ve la posterò sul sito, che è la semplificazione che fece Picasso quando andava a ragionare su un toro. Un toro può essere elaborato in tanti modi, può essere dipinto nei suoi migliori dettagli o può essere dipinto in un modo semplificato. Bene, Picasso in uno dei suoi studi fece un'analisi nella riduzione del disegno del toro e quindi un toro che inizialmente era grandi dettagli, un disegno di un toro che era di grandi dettagli e quindi con tutte le sue corna e tutto, alla fine si riduceva a sole 4 o 5 linee, ma che delineavano perfettamente la forma di un toro. Bene, noi dobbiamo riuscire a essere i nuovi Picasso, dobbiamo andare ad analizzare quelle che sono le linee portanti, le linee più importanti della scena che stiamo componendo ed andare a creare una semplificazione, quindi andare a definire solo quello. Possiamo aiutarci in questo andando a utilizzare delle tecniche di esposizione. Infatti la sovraesposizione specialmente è una delle tecniche che va a eliminare tanti dettagli e quindi definire solo le linee principali della nostra fotografia. Come possiamo fare con la sovraesposizione? Un esempio è quello di prendere un fiore e di fotografare un fiore sovraesposto e andare a vedere che la sovraesposizione andrà a eliminare tante di quelle informazioni e avremo probabilmente solo i bordi o solo le parti più sottoesposte, più scure. E quindi questa semplificazione andrà a creare un'immagine che sarà di un fortissimo impatto
perché l'occhio non è distratto da migliaia di cose, ma di una sola cosa. Un altro da una sola idea, diciamo, grafica. È un po' come creare un piccolo simbolo o un piccolo logo per le nostre aziende o per i nostri progetti. Un altro trucco per semplificare è lavorare con il bianco e nero. Ovviamente il bianco e nero crea delle... elimina tutte quelle informazioni di colore che sono probabilmente superflue quando vogliamo andare a ridurre la composizione fotografica. Quindi il bianco e nero crea semplicemente o un bianco e nero e l'occhio rimane rilassato. Un'altra tecnica che possiamo utilizzare per creare questo tipo di fotografie, per andare a comporre le nostre fotografie, è l'astrazione. Che cos'è l'astrazione? È creare, andare a vedere quello che c'è al di fuori del soggetto. E quindi possiamo immaginare, ad esempio, di prendere, di fotografare il mare, ma non fotografare il mare classicamente con la barca sul mare e il tramonto che scende, ma andare a prendere una parte piccola di questo mare, una parte dove le onde si riflettono e riflettono la luce, e ad andare a creare una composizione che è astratta, che non ha un significato logico, ma un significato semplicemente geometrico, un significato semplicemente grafico soprattutto. E quindi questa astrazione che cosa serve? Serve ad andare a vedere dei dettagli che possono essere persi durante lo sviluppo fotografico, e soprattutto l'astrazione potrebbe essere un esercizio di consapevolezza fotografica. Infatti molto spesso quando noi vediamo gli oggetti andiamo a catalogare l'oggetto per come lo conosciamo. E quindi stavo pensando, sapete che faccio questi podcast la mattina mentre guido, possiamo prendere l'asfalto e andare a fotografare un quadrato di asfalto con la nostra fotocamera e vedremo che non ragioneremo più con l'idea dell'asfalto come asfalto di strada, ma un'idea di asfalto come una sequenza di piccoli sassi colorati in un modo differente e che possono essere interessanti. Quindi andiamo ad astrarre il significato dell'asfalto, dando forse anche un senso artistico, e questo può essere un esercizio di consapevolezza fotografica. Un'altra cosa che ho visto, sempre che segue questa astrazione, è quella di un fotografo che fotografava gli elefanti, ma non fotografa l'elefante nel suo intero, classicamente preso mentre faceva il bagno con la sua proboscide, ma fotografava dei punti precisi del suo corpo, e le rugosità dell'elefante, la sporcizia che c'era nella pelle e anche tutte quelle che erano le condizioni atmosferiche creavano un'immagine, quasi un paesaggio semplicemente fatto con la pelle dell'elefante. E quindi possiamo con l'astrazione sbizzarrirci su ogni cosa. In un certo senso l'analisi, le fotografie che abbiamo fatto andando a fotografare le gocce d'acqua sono fotografie astratte, di astrazione. Andiamo a tirare fuori una fotografia facendola uscire dal vero significato dell'oggetto reale. Non vediamo più gocce d'acqua, ma vediamo dei mondi paralleli fatti di colori e di contrasti. Quindi potete utilizzare la semplificazione e l'astrazione proprio per creare delle nuove immagini. Non esitate a farlo con qualsiasi mezzo avete in mano. Perché? Perché la fotografia può essere fatta con qualsiasi cosa. Nel mio esempio particolare, una volta io ho fatto una fotografia ad un piatto di carote e di patate che mi davano un'idea particolare. E nell'astrazione l'ho pubblicata su Instagram e ha ricevuto tantissimi like, anche inaspettati, perché secondo me era una fotografia veramente semplice e anche forse un po' brutta. Però l'astrazione crea un mondo che noi non siamo abituati a vedere, e quindi guardiamo il mondo con occhi diversi e crea sempre un interesse nello spettatore. Bene, fate questi esercizi, andate ad analizzare quello che può essere semplificazione ed estrazione e condividete le vostre esperienze sul gruppo Facebook Impara la Fotografia o con un commento potete contattarmi. Per oggi è tutto, abbiamo finito oggi la teoria della composizione e probabilmente continueremo con i prossimi temi, forse la macrofotografia è un nuovo obiettivo che mi sto ponendo. Quindi se avete
apprezzato tutto questo ciclo di corsi, ma anche semplicemente questo podcast, condividetelo e inviatelo ai vostri amici che possono essere interessati, che siano fotoamatori o fotografi professionisti, possono sempre trarre ispirazione da alcuni discorsi che facciamo, questi che stiamo facendo in questo modo, sulla fotografia e sulle tecniche fotografiche. Per oggi è tutto, vi ringrazio, un ciao da Riccardo e ci sentiamo alla prossima puntata di Impara la Fotografia.